partiti, venduto il Chelsea, cioè non venduto, praticamente ufficiale che Roman Abramovic venderà il Chelsea, ufficiale che a Milano non si sanno mettere d'accordo per un cazzo di stadio dove tutti possono guadagnare dei soldi, ufficiale che qualsiasi calciatore in Italia migliori un pochino, tipo Osimhen, sia poi, ma anche difensore dell'Inter, Skriniar, sia poi sotto attacco da parte di tutte le squadre europee, insomma, ormai non nascondiamoci, siamo un supermercato. Questi temi nella serata in cui vanno in campo una Juve col 3-5-2 un po' rimaneggiata, ma sempre da testare anche in chiave campionato, e una Fiorentina che vedremo come si comporterà con il suo ex Dusan Vlahovic, tra l'altro giocherà. Stasera mi godo la partita, poi vi aspetto su calciomercato.it per una breve analisi della partita e di altri fatti poi del giorno. I fatti del giorno sono questi, andando in ordine. Abramovic ha detto che mette in vendita il Chelsea, ha detto che lui non ha mai fatto scusate, le cose per soldi o per così o per le ha sempre fatte in questo caso. Forse si riferiva al calcio per passione pura. Per passione pura ha reso il Chelsea celebre in tutto il mondo. Ora è strana la posizione di Abramovic, perché da un lato viene invitato poi ai negoziati, e non voglio entrare nella questione del bellica perché è doloroso solamente pensare che ci sia arrivati a certe situazioni anche vicino a noi e in quest'epoca, dove ormai sembrava, no, però come dicevo negli altri video, ogni 100 anni, diceva Woody Allen, l'uomo tira lo sciacquone e scompare tutto, scompaiono gli uomini, no? Fa 100 anni uno tira la corda del cesso e nessuno di noi sarà qua, però rimangono le storie, le vite ed errori da non fare. Però detto questo, non si capisce, non lo so, nel senso, a un certo punto uno ha la sua società di calcio, lavora in Inghilterra, ha reso celebre il Chelsea, ha arricchito la Premier, ha fatto del bene al football e di colpo deve smettere di farlo perché o perché gliel'hanno detto o perché gliel'hanno imposto o perché ci sono delle sanzioni o perché, chi lo sa, magari un domani qualcuno ha detto Abramovic sarà il presidente della Russia, ho letto anche questo. Però insomma, poi è stato invitato ai negoziati l'altro giorno, al primo tavolo dei colloqui, mi pare ci fosse anche lui in Bielorussia. Comunque, vende il Chelsea, tutti i soldi al netto delle spese, non ho capito, non voglio dire cavolate perché ho letto l'articolo veloce, dice che i ricavi, non ho capito, comunque vabbè, praticamente un pacco di soldi del Chelsea andranno alle vittime, insomma, civili, a programmi di sostegno, insomma, a chi sta pagando a caro prezzo questa guerra. E così, in un batter d'occhio, se ne va e scompare dal calcio, e mi scappello davanti a lui un grande del calcio non moderno, postmoderno. Non lo so, è curioso. Ecco, di guerra ho già parlato troppo, non ne voglio neanche parlare, ci sono quelli più bravi che ne parlano, però a livello calcistico e a livello sportivo fa male vedere anche la faida che è scoppiata tra calciatori russi e ucraini, tra, mi pare di non dire una cazzata, c'è l'articolo su Sborbeglia, tra gli stessi ucraini che si insultano a vicenda pesantemente, perché uno dice una cosa e prende posizione, l'altro invece sta zitto e non la prende, allora quello che la prende però gli dice che non l'hai presa, l'altro gli dice sì, tu hai preso posizione però intanto te ne stai con il culo, gli dice bastardo, tu te ne stai con il culo nelle ville londinesi. Una spaccatura. Vabbè, di certo il calcio, lo sport in generale, pagano un prezzo altissimo, al di là chiaramente delle vittime, perché poi alla fine su questo sono d'accordo
come le parole di Gino Strada, quando poi c'è una guerra, quelli che pagano sempre al 90% sono i poveri cristi come noi. Comunque, tornando a discorsi un pochino più allegri, nonostante il periodo, perdiamo Roma Abramovic. Sono curioso a livello calcistico di vedere chi si prende il Chelsea, chi avrà la potenza di fuoco di sborsare, dicono 1.900 milioni, e lui darà tutto in beneficenza. Chiuso argomento, chiuso l'incidente Genova-Nizza, diceva mio nonno, vediamo un pochino adesso chi se lo prenderà. E poi c'è questa cosa di nuovo che gira, anche da alcuni amici, insomma non li nomino perché non voglio tirarli in mezzo, però di nuovo si riparla di un Inter che qualcuno, io non ho fonti, o meglio quelle che ho hanno sempre detto no, e la mia posizione è sempre stata quella, e, nel senso non nell'immediato, poi nel medio-lungo, però avete visto come evidentemente anche il discorso del governo cinese non è così pressante come può esserlo una guerra, no? Vedi che qua in 5 giorni Abramovic, poi i motivi li scopriremo fra tanto, perché liberarsi così in un secondo, insomma, di solito esiste anche l'arte oscura della mediazione, cioè uno dice cazzo devo fare, oh vabbè, comunque fatto sta che se invece Zhang tiene duro e come sembra qualcuno dice non ha mollato neanche davanti a 880 milioni, o vuole di più o non è messo così male. Nello stesso tempo l'Inter qualcosa farà, però ecco, ha un po' congelato la squadra, quest'anno mi aspetto una campagna acquisti solamente a fronte di alcune cessioni. E attenzione, perché poi fare campagna acquisti con lo scudetto in tasca vuol dire una cosa, fare campagna acquisti senza lo scudetto vuol dire un'altra cosa, perché è tutto un approccio diverso. Le aspettative, abbiamo fallito qua oppure abbiamo vinto, quindi vabbè, attenzione, speriamo di farlo con lo scudetto in tasca. Ultimo argomento prima di salire, di fare una doccia, di accomodarsi e vedersi finalmente da stamattina alle 6 che sono sveglio, e ci siamo fatti compagnia anche stamattina che sono andato, visto che mi sono raschiato il neo, mi sono fatto fare, vabbè, ma qui non è un video di calcio, poi i video sulla vita vi racconterò anche del detox, di tutte le robe che sto facendo. E allora, sì, perché la gente fa i detox del cazzo, io voglio spiegare cos'è un detox e perché si fa. Ci vuole la melonera per fare le robe, se no la gente fa le robe a cazzo con dei prodotti che non esistono. Comunque, allora, chiudo su San Siro. Ecco, altra cosa che rimane in ballo, no? Zhang vende un po', non vende. Ecco, una roba che adesso è... C'è l'autogol di Sala, e che ha talmente tirato la corda che Inter e Milan stavolta sembrano si siano veramente rotte i coglioni. Siccome lo stadio lo devono fare le società, e siccome a quanto sembra non hanno intenzione di farlo in maniera separata, cosa auspicata da tutti, anche dai tifosi, anche dagli addetti ai lavori, non so chi era l'ex calciatore che ieri ha detto: oh, ma ragazzi, una squadra, uno stadio, come a Torino, come a Madrid, comunque, come a Londra. Invece Inter e Milan, papà e ciccia, e stavolta veramente hanno scelto di rompere gli indugi e di andare a vedere dei lotti di terreno dove già avevano così svisato delle situazioni favorevoli per costruire il nuovo stadio. Ora Sala è rimasto non col cerino ma con tutta la candela in mano, e gli starà colando la cera, perché adesso sai i comitati promotori stanno scrivendo a Sala: oh zio, ma e quindi? Se non fanno lo stadio qua, se non lo rifanno qua, se non sistemiamo questo, se non lo fanno di fianco, se non rimane un pezzo, che cazzo ci facciamo con San Siro? E si è aperto un dibattito, anche perché San Siro, da un lato, un'amministrazione coerente dice: fatevi il vostro stadio. Perché poi adesso invece quelli che abitavano a San Siro, che si aspettavano un quartiere completamente rinnovato grazie allo stadio, saranno arrabbiati. Secondo me le squadre stavolta, le società hanno agito bene, hanno detto: non ci vuoi? Stavolta ci ha rotto il cazzo. E adesso Sala deve rispondere ai cittadini e anche del fatto che quello stadio senza Milan e Inter vuol dire che ogni anno c'hai 100-120 eventi in meno di media, tra amichevoli, partite ufficiali e robe varie, presentazioni di giocatori. Dopodiché, certo, lo puoi utilizzare per fare i concerti, eccetera, però la questione stadio comunque non fa bene a Milano, non fa bene all'Inter, al Milan, al sindaco, non fa bene ai cittadini che abitano in zona San Siro, non fa bene a nessuno. Figura di merda di tutti, ok? No, perché si parla della guerra che è tragica e poi questi non riescono a mettersi d'accordo per il bene
ma non dell'Inter, del Milan, anche del comune di Milano, una roba allucinante. Vabbè, godiamoci il calcio giocato. Poi live domani, giovedì, live clamorosa, perché c'è tanto da dire sull'Inter. È un live sull'Inter, che è in grande difficoltà, purtroppo.